Eccoci, bentornati su GoGames. Siamo su Palworld e in questo video andremo a vedere dove costruire la base per ottenere le risorse più importanti, più o meno verso metà gioco. Quindi carbone e ferro. Nello scorso video, o comunque nella playlist, trovate un altro video dove vi mostro la base per il ferro, dove troviamo esclusivamente ferro. Andando un pochino più avanti, avremo necessità di andare a estrarre anche il carbone e questa, secondo me, è la base, il posto ideale, guardate quante risorse, il posto ideale dove andare appunto a estrarre carbone e ferro e ci troveranno anche parecchia legna perché è pieno di alberi, quindi ne faremo veramente tantissima con il minimo sforzo. Vi servirà assolutamente per andare ad estrarre il carbone questo pal qui che è il Dictoise, perché lui ha estrazione di livello 3 e appunto serve un pal di livello 3 che vada a estrarre il carbone, altrimenti non ci riuscirà. Per cui i Tombat che utilizziamo per il ferro non riusciranno a estrarre il carbone, ci vogliono per forza loro. Quindi ora vi mostro dove trovarli. Intanto guardateli come lavorano, sono cattivissimi. E qui troviamo davvero tanti giacimenti di carbone. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se non sbaglio sono 7, uno dovrebbero averlo già fatto fuori, ma comunque 6 sono tantissimi. E in pochissimo tempo potrete andare ad ottenere tutta questa quantità di carbone. Guardate qui, 2673 di carbone, 5286 di ferro. 2400 di legno, ovviamente fibra, e di conseguenza andare a fare anche i resti carbonizzati. Io ho già fatto 208 lingotti di metallo raffinato, per cui insomma qui davvero si lavora sodo. Per andare, guardate là quanta roba, ci vuole più gente che trasporta. Ovviamente per andare a fare il lingotto di metallo raffinato avremo bisogno di questo forno qui. Lo sblocchiamo a livello 34. E siamo sì più o meno verso metà gioco, diciamo, ed è la fornace migliorata. E con questa fornace potremmo andare a fare appunto i lingotti di metallo raffinato che ci serviranno poi per andare a craftare sia l'ascia e il piccone di metallo raffinati che durano molto di più, sia la lancia, sia comunque le armi da fuoco che vengono dopo, come poi le armature. E questo è veramente un posto ottimo. Ora ovviamente vi mostro dove trovarlo. Intanto mettiamo a fare tutto quanto. Vedete, 1355 lingotti di metallo raffinato in veramente poche ore. Lo mettiamo a fare. Io ho messo un pal che ha il fuoco a livello 3 in modo da essere molto più veloce per tenere solo un forno. Voi ovviamente se ne mettete due andate ad ottimizzare. Io alla fine mi cambia poco perché tra registrare video, fare prove, fare cose, comunque non necessito di tutta questa velocità nell'andare a raffinare i lingotti di metallo. Però sarebbe buona cosa, come abbiamo fatto per la base del ferro, andare a piazzarne due di forni, mettere due pal magari di fuoco livello 3, vanno bene anche di livello 2, ma di livello 3 sono molto più veloci, così da andare ad ottimizzare proprio il lavoro in generale. Ho messo anche un fuoco base per andare a cuocere, diciamo, le bacche, perché alla fine gli basta quello, poi ogni tanto dalla base principale gli porto delle cose un pochino più gustose da mangiare, come il pane e marmellata che gli serve per mantenere i punti sanità ai nostri pal. Poi ovviamente gli metto le bacche cotte e poi loro vanno a posizionare le bacche crude perché servono i due campi di bacche crude, mi raccomando. Quindi ci vuole un pal che vada a piantare e un pal che vada ad annaffiare. Quindi ho un pal che annaffia di livello 3 e quello che pianta non mi ricordo, però comunque necessitiamo di un pal che vada anche giustamente a piantare. Ovviamente dovrete mettere i letti. Io per ora ho messo una vasca sola, ma sarebbe meglio metterne una ogni 4-5 pal che avete nella base, così da dargli modo di riposarsi quando anche una delle vasche è occupata, così mantengono, diciamo, la sanità e si ammalano di meno. Qui, visto che c'è un montarozzo, sono andata a costruire delle scale. Ho messo una semplice cassa qui perché per quello che devono estrarre mi basta. Ci ho buttato qualche medicina nel caso mi dovesse servire. E loro andranno a mettere appunto le risorse qui. Se volete fate una cassa un pochino più grossa, ma questa basta e avanza. Ovviamente la base, qui ho creato questo
montarozzo di pietre così con le scale per comodità, per accedere meglio senza dover stare a saltare, anche palle arrivano tranquillamente. Poi vabbè, quelli col trasporto sono quelli volanti, per cui vado molto molto comoda, e ho messo sia dei pal che tagliano la legna, perché la legna è comoda, è utile, non si sa mai. Ho messo dei pal per il ferro, c'è anche un tombat, c'è anche lui, come ti chiami che non mi ricordo, il Mammores coccolosissimo, lui anche ha minatore di livello 2, quindi lui va a fare il ferro. Vabbè, ogni tanto i Dick Toys si mettono a fare anche il ferro, ma per la maggior parte faranno il carbone. E poi niente, ovviamente la mangiatoia, quella serve assolutamente, e per questa base dove andiamo a estrarre solo le risorse io direi che va bene così. Quindi in un luogo così angusto ci basta, giusto per andare a estrarre le risorse. Se volete e avete questa qui, la pistola con rampino, potete mettere un muro dietro la cassa in maniera tale, magari doppio, quindi lo alzate due volte in maniera tale che quando raccogliete le risorse, se volete aiutare i pal, potete rampinarvi direttamente qui. Quindi magari vi spostate la cassa in un punto più comodo, per esempio, o mettete un paio di casse magari con un paio di muri dietro, e qui abbiamo le risorse veramente tutte intorno, anche lì c'è un sacco di ferro, un sacco di legna, tantissima roba, e con il rampino appunto, anche se siete molto molto pesanti, vi rampinate e riuscirete ad arrivare qui. Io non lo faccio perché non mi importa, però è un buon modo per risparmiare tempo e raccogliere le risorse molto molto velocemente. Vi mostro il punto della mappa dove ci troviamo, siamo esattamente qui. Qui abbiamo la foresta dei panda d'erba. Se andiamo più giù, qui c'è la mia prima base, vi ricordate? Che ora sposterò, arriverà un video, perché ho trovato un luogo bellissimo dove fare la base, quella dove ci rilassiamo, dove facciamo le cose belle, gli allevamenti, dove andiamo a produrre magari le uova, quindi li facciamo accoppiare. Arriverà un video anche per quello, per cui iscrivetevi, attivate la campanella. Questa è la pianura degli inizi, quindi dalla pianura degli inizi è praticamente dritto per dritto e arrivate qui. Faccio vedere la mappa dall'alto, vedete? Pianura degli inizi, la base si trova qui, in questo punto esatto. Molto molto semplice arrivare con un pal che utilizza il volo, arrivate molto tranquillamente, quindi un pal volante va benissimo lui, io continuo a usarlo, il Nightwing, proprio così vi salite sopra e potete esplorare tutto quello che volete, molto molto comodo. Dopodiché vi mostro dove trovare i pal che servono assolutamente per andare a mantenere la base e andare a estrarre appunto il ferro. Ci serve il Dick Toys che vi ho mostrato prima, che è il tartarugone, molto molto utile, e anche questo pal qui, eccolo qui, Dumund. Lui è molto utile perché è mina a livello 2, quindi si può occupare anche lui del ferro, e poi annaffia e comunque trasporta la roba, per cui anche lui è molto molto comodo. Io adesso ho un buco, ho 3-4 buchi, poi aggiungerò altri pal, stavo un attimino cambiando un po' la situazione. Questo è il Dick Toys, ora vi mostro dove trovarlo. Poi ho messo dei taglialegna, quindi il cervetto dal nome impronunciabile come al solito. Ho messo appunto il Mammorest, perché poi con la scusa loro livellano anche, per cui li mettete nella base, loro lavorano e comunque fanno punti esperienza e non è assolutamente male. Quindi due cervetti. Ho messo l'Arsox per andare ad utilizzarlo quando devo cucinare qualcosa, perché lui, avendo il fuoco a livello 3 e anche il trasporto, quindi non ci fa schifo quando non è alla fornace, lui trasporta cose, lui lo utilizzo proprio per la fornace, per andare a fare i lingotti, mentre lui magari lo posiziono quando voglio cucinare le bacche per dargli qualcosa di un pochino più nutriente. Il One Weird Crist lo utilizzo per trasportare, visto che lui comunque ha la funzione di congelare, ma qui non congeliamo niente. L'ho messo qui semplicemente per trasportare cose, perché ha trasporto di livello 3. Ho messo anche il Gorirat, perché anche lui taglia la legna, fa dei lavori manuali, ma trasporta. Il trasporto è di livello 3, quindi tanta tanta roba anche lui. Dopodiché Azurob, perché appunto innaffia ed è di livello 3, è molto molto veloce a innaffiare, per cui la produzione è più veloce. E abbiamo il Broncarry che va a seminare ed è a livello 3, quindi anche lei a seminare ci mette veramente poco, per cui ora ci torna particolarmente utile. E c'è il Nightwing, sempre per andare a raccogliere, vedete ci sono le foglioline, ed è raccolta di livello 2, quindi ci va a raccogliere il cibo e ce lo mette dove
deve andare, quindi nella ciotola del loro mega piattone. Il Dumund lo potete trovare in queste zone qui, vedete? Sono illuminate sulla mappa, dove c'è la freccia gialla e dove siamo noi, così potete avere un punto di riferimento per capire bene dove andare. E in quella zona lì che vedete se ne trovano veramente tanti, e in quella stessa zona ci trovate anche il Dictoise. Quindi dove andate a prendere il Dumund, andate a prendere anche il Dictoise. Non sono difficilissimi alla fine da catturare, se utilizzate appunto il Nightwing, il pal volante, con i suoi attacchi riuscite tranquillamente a indebolirli rimanendo in groppa al pal e poi a catturarlo. Quindi se non riuscite con la sfera azzurra, usate la sfera quella verdina che vi dà una percentuale più alta e riuscirete sicuramente a catturarli. Io ne ho messi 3 per ora, ma sarebbe consigliabile metterne almeno 4, perché così la produzione è molto molto più veloce. Io ne ho messi 3 perché ne ho catturati 3 al volo e poi sono andata avanti a fare altre cose per portarvi altri contenuti, ma 4 secondo me è il numero ideale, come è il numero ideale mettere anche un paio di Dumund, perché sono molto molto utili. Piuttosto che mettere i Tombat, che lavorano continuamente, e dal momento che lavorano anche di notte i loro punti, diciamo, di sanità mentale scendono molto rapidamente, si ammalano, si fratturano, si distruggono, morono, è una tragedia. Se mettete il Dumund comunque si può occupare del ferro e trasporta anche le cose, quindi molto molto più utile magari rispetto al Tombat, e la sua sanità mentale rimane un pochino più alta. È vero che la notte dorme e non lavora come il Tombat, però comunque avete meno pippe per quanto riguarda le medicine, che sono anche parecchio difficili da andare a craftare. Infatti io non ne ho craftata nessuna, le ho solo trovate e non le crafterò assolutamente, ci vogliono veramente troppi materiali. Per quanto riguarda il cervetto e tutti gli altri pal che avete visto, comunque li abbiamo visti negli scorsi video, si trovano bene o male dappertutto, e poi ovviamente non per forza dovete mettere gli stessi pal. L'importante è che come cose fondamentali abbiate chi vi va a minare, chi vi trasporta le cose nella cassa, chi pianta, chi innaffia, chi trasporta il cibo nella ciotola del cibo, appunto, dove loro si vanno a nutrire così da essere autosufficienti. Vi serve qualcuno che utilizzi appunto la raffineria, e vi serve qualcuno che magari cucini, quindi un paio di fuoco. Poi vedete, si sostituiscono anche, ogni tanto lui si mette a trasportare piuttosto che mettersi lì a raffinare. Ora li sostituirò io manualmente, ovviamente. E questo è quello che vi serve. Qualcuno che magari vi tagli un po' di legna, visto che è pieno zeppo di alberi, perché non approfittarne? E via. Questo è quello che serve. E in questo modo farete una marea di lingotti di metallo raffinato. Veramente facile e veloce. Credo che questa sia veramente il punto ideale per farmare queste cose. Ovviamente sto cercando una zona dove farmare anche lo zolfo. Quindi ora vedremo, perché ci servirà, diciamo, a gioco più avanzato, dove sono arrivata io, ci serviranno altri materiali come lo zolfo, e insomma piano piano andremo a vedere tutto. Quindi giovani, io direi che per questo video come al solito è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, commentate, condividete e lasciate like. Grazie di cuore a tutti gli abbonati al canale e ai super grazie, e vi do appuntamento al prossimo video.